Ciao a tutti ragazzi, qui è Blue Light e benvenuti oggi in questo nuovo episodio di Pokémon Smeraldo. Oggi andremo a battere la palestra di Forestopoli. Ma prima, per andarci, visto che non ci fa passare perché dice che c'è qualcosa di invisibile, qualcosa invisibile è un Kecleon, dobbiamo andare prima da Rocco, che si trova qua sotto. Questi allenatori l'ho già sfidati per allenare i miei Pokémon. E Rocco si trova su questo ponte. Eccolo appunto. Ci darà uno strumento per togliere il Kecleon che sta davanti alla palestra. Il demonscopio. Ecco appunto Kecleon. Vediamo un po'. Scarmoni. No, non lo voglio. Non mi piace Kecleon come Pokémon. Ok. Demoscopio ottenuto. Quindi adesso possiamo andare alla palestra. Allora, alla palestra qui. In quelle scalette troverete un altro Kecleon. Va bene, ve lo faccio vedere. Sì. Vediamo che cosa c'è dentro la Pokéball. Vediamo un po'. Skarmory ancora. Fuga. Vediamo. Minor Ball. Che schifo. Direi che schifo. Allora, come vedete c'è Camerutt nella mia squadra. Ebbene sì, l'ho fatto evolvere off camera, è la prima evoluzione che faccio evolvere off camera, perché lo dovevo allenare Numel e quindi l'ho dovuto far per forza evolvere per questa palestra, e soprattutto perché ha imparato Frana, mossa che è molto efficace sui Pokémon di tipo volante che ha questa palestra. Sarà un po' complicato perché la strada naturalmente non me la ricordo, quindi dovete ragionare un po'. Allora, sconfiggiamo tutti gli allenatori, cioè almeno quelli che trovo. Quindi vediamo un po'. Skarmory e Magnetrick. Ah, io proviamo un attimo a fare Scintilla. Ok, pensavo che non era efficace perché era d'acciaio, invece mi sbagliavo. Allora, un'altra Scintilla. Quindi contro questa palestra ho Magnetrick, tipo elettro, Graveler che è a sassata e rotolamento, mentre poi ho Camerupt che ha appunto Frana. Vediamo un po'. Tanti. Ehi, sei Pokémon. No, lo sbaglio. Vediamo Magnetrick e Pelipper. Che è salito al 25, come vedete. Facciamo un dash shock e surf. Un dash shock ucciso. Vediamo chi entra. Skarmory, quindi si becca un bel surf e non muore, e nemmeno Swaplu blu. Quindi noi facciamo Scintilla e Pistolacqua. Vediamo un po' se Pistolacqua uccide Swablu. Tropius forse è l'unico che mi può mettere un po' in difficoltà, perché naturalmente Magnetrick non gli fa tanto male. Aspetta, proviamo. Che naturalmente è pure di tipo erba, infatti non mi faccio tanto male. E quindi o uso Frana con Camerupt, o uso Graveler, o uso appunto Tacco d'ala con Pelipper, o Ariasoio con Skarmory. Quindi un altro Swablu morto. Tropius morirà con Attacco d'ala. Nessuno dei due sale. E intanto entra un altro Swablu. Va bene. Attacco d'ala.
Magnetric al 41. Vuoto. Non mi interessa. Vediamo. Scintilla e pistola acqua, cioè è uguale, tanto muore subito, infatti. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, passiamo di qua. Vediamo. Ok. Però mettiamo Camerupt. Che se non ricordo male è ancora braciere, cioè ancora non impara una mossa di tipo fuoco abbastanza forte da uccidere Totti eppure tutti. Quindi è ancora braciere. Non gli voglio imparare vampata perché c'è ancora, non ci fa un cacchio alla fine. Gli diminuisce solo le statistiche. Tanto poi lo impara da solo, quindi è inutile che la spreco così. Quindi Pelipper, what the fuck, gli ho fatto frana. Jewel of morirà. E non è vero. E nemmeno Pelipper. Brutto colpo. Per fortuna non è morto nessuno dei due. E non mi steccano, mi steccano Camerupt. No, non è vero. Allora, vediamo un po'. Doppio team, pa più lunga, diciamo, questa palestra rispetto alla quella di papà che abbiamo, che ho sconfitto subito. Ci ho messo 5 minuti a sconfiggerla, mentre qui siamo più o meno a 7 minuti e ancora stiamo a battere gli allenatori. Vediamo. Xatu, Camerupt, frana. Oh, pesante, questo è un affronto, eh. Affronto. Attacco rapido, morto. E insomma, Camerupt non sale di livello nemmeno se l'ammazzi. Sta finito gli allenatori, non credo. Allora, vediamo un po'. Secondo me devo passare di qua. Quindi sconfiggiamo questo allenatore. Cioè, c'è l'allenatore là, vuol dire che ci devi passare per forza, quindi lancia niente, quindi mi sembrava un po' strano, no? Quindi scarmani con aria soio, foglie lama, mi fa incazzo, forse non hai capito che non mi fa incazzo. Rasoio nemmeno io ti faccio un cazzo, foglie lama mi fa incazzo, brutto colpo. Ah, montaci tu aria soio. Oh, brutto colpo, dai, eh. A casina, eh. Proprio dalla regia mi dicono che a casina. Mi dicono così. Siamo di qua, no, devo bloccare prima, devo sbloccare prima quello, quindi così, poi così. E che Cristo. Allora, quindi spostiamo questo. Andiamo qua. Spostiamo questo. Spostiamo questo. Mamma mia che pro player. Mamma mia. Iniziamo con Camerupt. Bella chicca. Sta a posto. I Pokémon uccello. T'ho capito a te. Quanti ce n'hai? 5. Ah, madonna. Vabbè, Swablu. Non si può considerare un Pokémon. Oddio, sì, quasi 35. Ciao, Swablu. Livello 35, livello 35, così gli aumentano tutte e tre. Ne due d'attacco. Vabbè, buono. Pelipper, cambiamo, eh. Pelipper, poi ci avrà Tropius, ci avrà Swallow, cioè ci avrà Altaria, tipo un'evoluzione di Swablu. Secondo me sì. O se no un altro Swablu, non lo so. Però Altaria ce l'avrà, lo sicuro. Pure Magnetrick sale di livello. Altaria, appunto, che sconfiggiamo con Magnetrick, livello 33. Scintilla, facciamo una doppia scintilla perché. Oh, taci tua.
Attacco del Tyranosaurio, velocità del Tyranosaurio. Mortacci tua, io mi scappo, me ne scappo, mi metto Kamerupt. Mortacci tua, mi t'ho tolto un cacchio. Terremoto, Cristo, m'ha shottato Kamerupt. Oh fuck, la vedo dura. La vedo molto dura, ragazzi. Ma tanto, ormai sono abituato a fare figure di schifo. Dai, 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 dai. Ti cazzi, recuperate pure quello che cacchio ti pare. Basta che adesso muori. Sassata. No, terremoto, no. No, ti prego, no, ti prego. Ti do un bacetto se vivi. Che culo! Che culo! Che culo! Vieni qua. Che culo, 80. La mega difesa di Graveler. Mi sale pure di livello, mamma mia. Adesso Tropius. Tropius, mandiamo, mandiamo. Kamerupt è morto, Cristo. Lasciamo Graveler, che mi sa che mi uccide subito perché è lento. Che ha fatto? Oh cazzo, sono al raggio. Sassata, uccidilo subito, ti prego. Oh! Allora facciamo una cosa, visto che tanto Graveler è morto. Facciamo revitalizzante su Kamerupt. Solo al raggio, tanto c'è 7 di vita sti cacchi. E adesso mettiamo appunto Kamerupt. Mettiamo Kamerupt. E vediamo. Con Frana. Muori. Bravo. Chi manca? Manca uno? Mi sa o no? Sì, chi è? Skarmory. Ah, non c'è quello, c'è Skarmory. E Skarmory lasciamo appunto Kamerupt. A chi possiamo far sia braciere che frana. Proviamo prima con aria assalto. E con braciere. Oh! Rifaccio. Oh sì! Bruciato. Rifacciamolo. Iperpozione, quindi la bruciatura rimane. Quindi noi ne approfittiamo per rifare braciere. Lui soffre per la scottatura. Rimane a vita rossa. Si riga. Oddio. Guarda che. Sta qua tutto il pomeriggio se vuoi. Cioè, mi dà fastidio. Dai, ti devi recuperare di nuovo? No, aria salto. Ciucciamelo, ciucciamelo, ciucciamelo. Dalla regia mi dicono che me lo devi ciucciare. Perché ti piacciono i Pokémon di tipo uccello? Quindi, non ho sconfitto. Ho sconfitto pure la palestra di Alice. Posso usare volo e mi ha dato MT40 che è assalto? Mazza che roba, che so. Registrazione del capo palestra. Il Pokénav. Usciamo dalla palestra. Tanto che vado al centro Pokémon. Ho sconfitto tutti gli allenatori che avevo saltato. Sconfitto tutti gli allenatori che avevo saltato prima di venire a Forestopoli. Infatti, l'ho fatto per allenare un po' i Pokémon. Appunto, in preparazione alla palestra. Ho sconfitto anche quelli dopo. E adesso, dopo il ponte, ci saranno tantissimi allenatori. E io quindi metto come primo Pokémon Skarmory. E Pirone. Pirone, sconfiggiamo un paio. E poi gli altri sconfiggo off camera perché. Cioè più veloce, diciamo. Ci metto di meno. Là ci stanno gli alberi da tagliare sopra di me, però sti cacchi non mi vado andando a prendere qua con taglio e usarlo. Meryl. Quindi andiamo verso pure il Monte Pira. Ci sarà dopo verso la nuova città. Questo c'ha il Pokémon di tipo volante, quindi mettiamo Graveler. Graveler. No. Mettiamo Magnetrick. Mettiamo Magnetrick. E sconfiggiamolo. Vediamo un po'. Quanti Pokémon ha? 2. Wingull. No, no, è troppo forte. Non ce la faccio. Magnetrick. Fai fuga, anche se non puoi. Onda Shock.
Bella. Vediamo. Natu. Mamma mia, che palle. Almeno le evoluzioni, dammi un po' di punti, cacchio. Che ci faccio con Natu e con Vingul? Sono appena nato. Basta. È brutta, lo so. Scusate. Osvaldo Agricoltori. Vediamo qui chi ci sta. Là c'è un albero fintissimo. Allora mettiamo Magnetrick e Gravel. Grovyle. Sconfiggiamo pure questi due. Gli altri poi li sconfiggerà off camera. Quindi vediamo un po' che Pokémon hanno questi allenatori. Uno un Pokémon, Castform e Magnetrick. E io ho Magnetrick e Grovyle. Tipo mo Castform si trasforma. Mamma mia, che pro. Lo attacco rapido e fendifoglia. Fendifoglia, andiamo. Super efficace. Brutto colpo. Tutto. Tutto gli ho fatto. Quindi prendiamo i punti. Poi vediamo. Tra due livelli Grovyle si evolve in Sceptile. Finalmente. E non so. Cosa non so? Non lo so. Io non so niente. Fendifoglia. Un attacco fortissimo che ha effetto su tutti, diciamo, cioè anche per quelli che non sono di tipo acqua o di tipo appunto roccia, magari che la fo il tipo erba gli può far male, ma fa tutto. Quindi foglia uccide tutti, tuono. Ok, oh Cristo. Fortuna ha fatto su Magnetrick, che anche lui Pokémon elettro, però mi ha tolto un bel po'. Nessuno sale. Bene. Quindi vediamo qua. Qua c'è una Pokéball. Quelli me li sconfiggo. Revitalizzante. Vediamo se riesco a superare l'allenatrice. Non credo. Quindi mezzo all'acqua. Mezzo alla pozzanghera. Wii. 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 Ok. Bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Spero vi sia piaciuto. Abbiamo sconfitto la palestra di Alice, la mangiatrice di uccelli. E quindi vi ricordo di lasciare un mi piace, di commentare, e se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale. Quindi ciao a tutti da Blue Light.